Bene, buongiorno. Allora, mi sono già presentato, quindi tagliamo corto questa parte qui. Mi sono presentato come delegato della Rete Principe dell'Orientamento e adesso vabbè, mi ripresenterei come fisico di mestiere che vi racconta stamattina la sua idea di tempo, non l'idea dei fisici, perché l'idea dei fisici è difficile da definire, è una cosa che può variare molto dalla specialità di cui il fisico si occupa. La fisica è una disciplina molto ampia, variegata, e ci sono, non dico illimitati, ma veramente moltissimi settori che ci differenziano e che da questo punto di vista potrebbero giustificare, come in qualche modo anche vi accennerò, differenti interpretazioni fra i fisici stessi, ripeto, di questa parola. Il tempo è difficile da definire in generale e non avrò modo né intenzione di farlo. Sicuro è che è un termine di cui facciamo utilizzi molto differenziati a seconda se siamo in un laboratorio, per esempio, a fare delle misure, cosa che tipicamente accade ai fisici, soprattutto quelli sperimentali, no? Che hanno questa passione o vizio di passare il tempo per appunto a fare osservazioni e misure, oppure i fisici teorici invece che cercano alla lavagna, o diciamo adesso su mezzi anche più moderni, di capire con dei modelli più astratti di ragionamento come funzionano le cose. Però sia i fisici sperimentali che quelli teorici sono persone, esseri viventi, che hanno anche una percezione molto personale, soggettiva, appunto, di tempo. Cioè non è che perché uno è fisico poi non usa dei termini del tipo non vedo l'ora oppure non mi passa più tempo, anche se sa che queste sono questioni di tipo più legate a una cognizione mentale, un'idea mentale di tempo, che non a quella più soggettiva, più oggettiva e più scientifica. Quindi è molto difficile questo argomento. Quando mi è stato detto di affrontare questo tema, l'abbiamo convenuto assieme, ho accettato con molto entusiasmo, poi mi ha detto, oh mio Dio, che cosa ho mai fatto, perché se volete mettere in crisi un fisico, pensavo che bastassero due domande. Una è, cos'è la luce? È difficile da dire cosa sia la luce, riusciamo a dire come si comporta, ma che cosa sia è difficile. L'altra è come funziona una bicicletta, anche se vi sembra strano, perché è un altro oggetto piuttosto complicato, molto complicato. Però adesso sono convinto che c'è anche una terza domanda veramente irritante, che è quella cos'è il tempo. Come un po' mi ha preceduto il collega prima, più che chiedere perché una cosa è così oppure in un altro modo, dovremmo capire come funziona. Quindi io mi allineo da questo punto di vista con questa considerazione, dire come funzioni il tempo, qualcosa oggi vi racconto, cosa sia e o perché sia così in un altro modo, questa è una questione più complicata. Allora, io ho intenzione di farvi una storia morbida, diciamo così, del mio punto di vista, di come abbia un certo significato parlare di questo oggetto, di questa grandezza misteriosa che è il tempo. Storia morbida vuol dire che non utilizzerò argomentazioni di tipo formale, pesante, connotazioni matematiche, cose del genere. I fisici hanno questa necessità, se vogliono tradurre in maniera quantitativa delle idee, beh, il linguaggio è quello della matematica. E sono i dati che contano, i numeri. Le chiacchiere sono anche importanti, però se non si traducono in confronto con la natura, con i fatti sostanziali, i dati sensibili, come diceva Galilei, non si fa scienza, si fa altre cose bellissime, come potrebbe essere filosofia, come potrebbero essere ragionamenti importanti, ma non scientifici, strettamente parlando. Quindi è necessario un linguaggio di tipo scientifico e formale, quantitativo, che però in questa occasione io cercherò di evitare per proporvi invece una chiacchierata più informale. Avrete tempo, chi di voi poi deciderà di continuare negli studi universitari scientifici, di rompervi la testa con le formule. Non è il momento giusto, secondo me. Se volete formule, poi mi direte che avete questa particolare esigenza e vi potrò consigliare delle letture. Ma oggi no. Allora, se io dico tempo, spesso
No, è come quel gioco, se io dico musicista italiano tutti dicono Giuseppe Verdi, se io dico uno scienziato tutti dicono Einstein, se io dico, insomma, a una professione si associa un nome molto famoso, a un concetto o un'idea tipo tempo, molti associano un'idea che è quella di relatività, perché la relatività è quella componente, insomma, di studi scientifici che uno associa al fisico per eccellenza, cioè Einstein. Però questo è un po' un sopruso in un certo senso, perché relatività è un concetto molto primitivo che precede Einstein, ne racconterò qualche tratto adesso, e ha a che fare con le nostre esigenze di collocare nei luoghi e in quello che io cercherò di definire parametro tempo gli eventi, cioè quello che accade. Noi siamo perfettamente a nostro agio nel dire: prima c'è stata una bellissima conferenza, speriamo che quella di adesso sia anche interessante, domani pomeriggio non ne potrò più di ascoltare conferenze, quindi abbiamo già un'idea del passato, presente e futuro, ok? Sappiamo che collocare questi eventi, questa conferenza è nell'aula numero X, quell'altra era in un'altra aula, ci siamo spostati nel luogo, quindi nello spazio, per assistere alle conferenze e abbiamo anche tenuto d'occhio il nostro orologio, per essere più o meno puntuali, voi di più di me perché mi sono ritardato a bere il caffè. Però abbiamo un'idea spazio-tempo. L'idea di spazio-tempo però è un concetto che da molto tempo, appunto, quindi nel passato relativamente remoto, si rivela, come si dice, relativo. C'è un concetto di relatività che è datato da molto tempo, qui c'è una icona che non dovrebbe esserci perché è l'icona del mio laboratorio che si sovrappone a Sagredo Simplicio e Salvati, che è una cosa poco elegante, ma mi è scappato. E questi, sapete, sono tre signori che dialogano, uno di essi è Galilei, e parlano di tante cose importanti in questi loro discorsi, e parlano anche di relatività. Io con massima modestia, vedete, mi sono subito messo in gioco in quel disegnino, c'è scritto tre volte il mio cognome, in realtà l'abbreviazione di osservatore, però mi approfitto di questa mia dote, e lì non c'è niente di straordinario, in quei disegnini è una situazione che tutti abbiamo considerato, no? In varie situazioni, c'è una casa, un'automobile, un ciclista. E quando io mi dico che l'automobile ha una certa velocità, tipo 100 km all'ora, sto sottintendendo che è rispetto a un osservatore, perché sennò non vuol dire niente 100 km all'ora. Idem, i 30 km all'ora del ciclista sono rispetto a un dato osservatore, quali per esempio, nel primo disegno, la casa. Questa è un'affermazione giusta ma relativa, perché è altrettanto valida quella in cui io sono a bordo dell'automobile e dico che la casa sta andando rispetto a me in retromarcia a 100 km all'ora, cioè io vedo la casa che si allontana verso la vostra sinistra a 100 all'ora, mentre vedo il ciclista che mi viene addosso e cerco di evitarlo per non ammazzarlo ovviamente a 70 km all'ora. So benissimo come fare il conto, faccio 100 meno 30, lo imparo a fare alle scuole medie e acquisisco un concetto quindi di relatività del moto. C'è anche un terzo modo, ma ce ne sono infiniti in realtà, ma per rimanere incollati a questo disegnino, in cui io sono il ciclista ed ho un'altra ancora visione dei fatti, i fatti fisici sono gli stessi ma hanno una descrizione diversa, cioè che è la casa andare in retromarcia rispetto a me a 30 km all'ora e l'automobile che viene verso di me per investirmi a 70 km all'ora. Queste tre visioni sono diverse ma raccontano la stessa fisica. Questa è una relatività classica che aveva evidenziato in maniera sempre più formale il grande Galilei, scrivendone proprio nel suo dialogo sui massimi sistemi, no? E se non l'avete fatto, fatelo pure di procurarvi, su internet si trova subito il dialogo in cui lui racconta un'importantissima situazione per la quale questa idea di relatività, cioè di porsi a bordo di punti di vista diversi, come in questo disegno, cioè o sull'automobile o nella casa o sulla bicicletta, dia luogo a un'impossibilità di distinguere
l'assolutezza del movimento. E racconta in particolare di questa situazione in cui lui e un suo amico sono rinchiusi in un gran naviglio, no? È una nave che non ha oblò, quindi non si può vedere fuori nulla, e all'interno di questa nave avvengono un sacco di esperimenti, di giochi. Lui racconta che lancia una palla al suo amico che la raccoglie, gliela ritira, ci sono dei pesciolini in una boccia di vetro, ci sono degli insetti che svolazzano qua e là, c'è una fontanella dalla quale gocciolano dei liquidi e vengono raccolti in una bacinella sul fondo, quindi cose ordinarie, normalissime. Oggi noi diremmo, stiamo su un aeroplano, possiamo berci la bibita versandocela nel bicchiere, se non guardiamo fuori dall'oblò non ci accorgiamo che ci stiamo muovendo. Se l'oblò non c'è, proprio è impossibile stabilire se c'è un movimento, e ovvero se è la nave che davvero si muove oppure se è il porto che si muove rispetto alla nave. Sono equivalenti queste due affermazioni, non c'è un moto assoluto, i moti sono relativi, fin tanto che, specifica Galilei, non ci sono scossoni nella nave, quelle che noi chiameremo accelerazioni, cioè variazioni di velocità. Quando i moti sono di natura regolare, che noi diciamo meglio rettilinei e uniformi, non è possibile, non dico realizzare, ma nemmeno concepire un esperimento che mi permetta di capire se un oggetto oppure un altro è in movimento. Il moto è relativo. E questa è una grande scoperta, no? Perché scavalca un'idea aristotelica di assolutezza del moto, in cui il movimento è qualcosa da riferirsi a un punto di osservazione esistente, assegnato, unico e assoluto. Quindi è possibile parlare di un moto assoluto. Galilei questa cosa la smonta con tutta una serie di ragionamenti e di esperimenti più che altro pensati. Si raccontano dei vari esperimenti che avrebbe fatto Galilei, palle che cadono dalla torre di Pisa, eccetera. Questa tenetela un po' sotto controllo, perché lui era un gran pensatore, un po' come poi sarebbe diventato Einstein, no? Era esperto negli Gedanken experiment, cioè esperimenti immaginati. Non erano persone da laboratorio, e però avevano un intuito clamoroso, formidabile, e la vedevano giusta. E guardavano molto lontano. Quindi in queste navi non scosse da accelerazioni, qualsiasi esperimento non mi permette di stabilire un'assolutezza del moto. Aperta la parentesi piccolissima, se volete divertirvi a sentire il racconto di quello che accade in questo gran naviglio, vi consiglio di guardare, cercare su YouTube Itis Galilei, raccontato da Paolini, che penso abbiate sentito parlare, o se no è il momento che ne sentiate parlare andando a cercarlo appunto su internet, un grande attore che ricostruisce il dramma della vita sia personale che scientifica del grande pisano, e in particolare in questo dialogo del gran naviglio è molto buffo e divertente. Raccontato in dialetto veneto, ma si capisce molto bene. Perché inizio a parlare di questa cosa? Stiamo perdendo tempo? Io dovrò ogni tanto scivolare su queste battute di basso livello. No, non stiamo perdendo tempo, e sto caricando la questione per arrivare a quello che mi interessa dire. Allora, ai tempi di Galilei c'era già la luce, c'era anche prima ovviamente di Galilei, ma non si capiva mica che cosa fosse. C'erano delle ipotesi, c'erano delle teorie, diciamo così, abbastanza primitive, ma che cosa fosse da un punto di vista più della sostanza e della sua rappresentazione era ben lungi da venire. In particolare c'era una grande disputa fra due blocchi, quelli che credevano che la luce fosse fatta da qualcosa, da proiettili, che viaggiavano come proiettili in linea retta, a parte ostacoli o disturbi che poteva trovare la luce, e quelli invece che pensavano, l'altra grossa scuola, che la luce fosse fatta da ondulazioni di qualcosa. E il capo stipite della scuola particellare era Isaac Newton,
che aveva dei buoni argomenti a suo favore per sostenere un modello corpuscolare della luce. Per esempio, senza andare molto lontani, il fatto che la luce solare, una giornata limpida, staglia delle ombre molto nette, no? Quando incontra un ostacolo. Questo è giustificabile con un modello geometrico di raggi luminosi. O cosa fossero questi raggi luminosi era poco chiaro, però sicuramente si vedeva che erano tali. Questo è un mio dottorando che ho usato per non per altro che far vedere che lui blocca con il suo corpo i raggi luminosi e che quindi se fossero onde farebbero qualcos'altro, evidentemente. L'obelisco di Washington è evidentemente tale da gettare un'ombra grazie dei raggi geometrici, e quelle gazzelle che si vedono che sono gazzelle grazie solamente al fatto che gettano un'ombra, altrimenti non capirei che razze di animali sono. Dall'altra parte però c'è una scuola invece che è capitanata da vari studiosi. Quel signore lì è Robert Young, che nel 1801 più o meno, questo era uno studioso multiverso, si occupava di un sacco di cose, fisiologia, botanica, fisica, chimica, eccetera, fa un esperimento cruciale, un experimento in crucis, per il quale si stabilisce in maniera sperimentale che la luce è un'ondulazione di qualcosa. Cosa vuol dire ondulazione di qualcosa? Beh, vuol dire qualcosa che non è localizzata nello spazio come un proiettile, qualcosa che lo spazio lo invade, così come un'onda acustica invade l'aria trasmettendo informazione che noi chiamiamo suono, così come un'onda sismica, ahimè, trasmette energia e rischiando di fare danni se trova a casa sul suo percorso. Così come oggi sappiamo che un'onda elettromagnetica trasmette energia grazie alle oscillazioni di campi elettrici e magnetici che, se noi riusciamo a vederli, chiamiamo luce. Qualsiasi cosa che ondula ha dei comportamenti molto diversi da qualcosa che è granularizzato, che è materiale, che sono sassi, proiettili, mele o persone, evidentemente, perché mele e persone stanno in un luogo in un dato istante, le onde invece lo spazio lo invadono con una certa estensione. E presentano delle caratteristiche ben note da molto tempo. Per esempio, le onde interferiscono fra di loro facendo effetti costruttivi o distruttivi. Le onde in fase si rinforzano, le onde fuori fase si distruggono o si indeboliscono. Le automobili, se si incontrano, si distruggono e basta, ahimè. Le onde invece possono rinforzarsi. Oltre all'interferenza delle onde si può assistere per esempio alla diffrazione delle onde, cioè quando voi avete un'onda piana come quella che scorre nel mare aperto, quando questa incontra un piccolo ostacolo forma delle semicirconferenze in un piano, fenomeno per il quale parliamo della diffrazione delle onde. Vale per me come per il mio collega che mi ha preceduto, se avete dubbi, curiosità, eccetera, mi fermate, strada facendo, senza nessun problema. O se dico cose incomprensibili, me lo fate notare, oppure se non ne potete più, non me lo fate notare, però, insomma, interferite. Okay? Questo è un utilizzo anomalo di Google Earth. No? Google Earth serve per guardare la Terra dallo spazio, per vedere, vedere come è fatta la Terra dallo spazio, ma si può vedere anche come è fatto il mare. Questa è una foto della zona di Falconara, verso Ancona, è una spiaggia, qui arrivano le onde del mare e vedete questi sono dei frangifrutti che vengono costruiti apposta per preservare la bagnasciuga, la spiaggia, perché è depositata lì artificialmente per i bagnanti. Però non so se vedete che si formano queste semicerchi. Quelle lunette, quelle onde curve, sono la diffrazione delle onde piane che arrivano, quindi è un fenomeno macroscopico, vistosissimo. Addirittura qui si intravede che viene erosa un po' la spiaggia a forma di curva, quindi ci sono questi fenomeni. Ci sono per le onde del mare, ci sono per le onde acustiche, ci sono anche per la luce. Nei tempi moderni, cioè oggi, in un laboratorio neanche troppo sofisticato, si può vedere che la luce fa quello che fa un'onda. Queste immagini che vedete sono fotografie che abbiamo scattato nel mio laboratorio di didattica, niente di sofisticato, sono delle lampadine, sono dei laser in realtà,
che vengono mandati contro dei frangifrutto che sono delle fessure molto strette, ok? Molto più strette di queste che sono molti metri, quelle sono fessure di frazioni di millimetro, al di là delle quali la luce laser si apre a ventaglio, come vedete, formando delle figure che noi chiamiamo appunto autointerferenze, che comunque denotano indiscutibilmente una natura ondulatoria della luce. Gli esperimenti vengono svolti in maniera, come dire, un po' suggestiva, cioè che siano ben visibili. Noi abbiamo usato degli apparecchi sofisticati, che sono un acquario, di quelli che si comprano nei negozi da pesci, non so come si chiamano, gli acquarivendoli. Ci abbiamo messo dentro della nebbia, non è che siamo andati in Valpadana a tirarla su. Si usano i mist maker, cioè fabbricatori di nebbia, che sono delle capsule piezoelettriche, cioè dei cristalli che vibrano a frequenze da generare ultrasuoni, che fanno cavitazioni, cioè bollicine nell'acqua, che poi si frammenta e fa delle minuscole gocce sospese, che si chiamano nebbia. Questi mist maker li comprate, andate a comprare tipo a Città del Sole, quei negozi, no? Che vendono tutti quei gadget scientifici più o meno, non so se li avete mai viste, o su internet, cercate fontane kitsch, cioè cose oscene, tipo quelle fontanelle con le palle di marmo che girano e le nebbie che cadono, buttate via la fontana e vi tenete il generatore di nebbia, lo usate per fare queste foto, che in ogni caso fanno vedere che la luce è un'onda. Prego. Non ho capito come faceva? Ma infatti la storia non finisce qua. Young, che è quel signore lì, questa cosa la evidenzia facendo un esperimento senza il laser e senza il generatore di nebbia, in cui la luce solare viene mandata su un piccolo forellino, anzi su due piccoli forellini adiacenti, e la luce che esce da questi due forellini è scomposta in due componenti che interferiscono fra di loro, creando quelle che si chiamano le frange di interferenza, esattamente come vengono create in un esperimento ondoso macroscopico, cioè con l'acqua o il suono, cose di questo tipo. Ovviamente, a parte che quando questa misura viene fatta, siamo nel 1800, Newton aveva già dato, quindi se n'era andato, e quindi non è che poteva ribellarsi e dire no, io insisto che ho un corpuscolo. Però in un certo senso, io oggi non parlerò di questo aspetto, ma perché ho detto che la storia non finisce qua? Perché si sarebbe scoperto dopo qualche decennio ancora di studi sperimentali e di ragionamenti teorici che non è nemmeno giusto dire che la luce è un'onda tout court. È qualcosa di diverso. La luce non è né onda né particella, è qualcosa di mescolato in maniera, per i nostri sensi, per la nostra percezione, paradossale, di difficile se non impossibile comprensione. E quindi non sto dicendo che uno aveva ragione e l'altro aveva torto e viceversa. Erano due punti di vista parziali che non trovano, diciamo, un punto di convergenza se non rivedendo completamente l'interpretazione fisica della luce ma anche della materia. Ma questa sarebbe una lezione sulla fisica quantistica che non faccio. Ok? La luce, cosa che sia, è qualcosa che corre molto velocemente. E questo è affascinante, ma è un problema. Quanto velocemente? Beh, va misurata. Misurare una velocità in un dato, si dice, sistema di riferimento, cioè da un certo punto di vista, implica di sapere quanto spazio percorre nell'unità di tempo. Ora, io non voglio rovinare la sorpresa, tutti lo sappiamo, l'avete studiato, ne avete sentito parlare da piccoli alle elementari, che la luce va a 300.000 km al secondo, più o meno. Conosciamo molto bene questo dato, lo conosciamo con 9, 10 cifre significative, vuol dire che è un dato ben acquisito. 300.000 km al secondo sono tanti, sono velocità che noi facciamo fatica a visualizzare, a rappresentare con le nostre possibilità di ragionamento, con la nostra esperienza, ovviamente, no? Perché già quando diciamo che una Ferrari, adesso Ferrari
è meglio lasciar perdere, però diciamo una Formula 1 va a 350 km all'ora, che vuol dire più di 100 metri al secondo, e è forse il massimo della nostra immaginazione. La Stazione Spaziale Internazionale ci sta passando sopra la testa, beh adesso non so dov'è esattamente, ma ha una quota neanche troppo alta, circa 400 km di quota, ha una velocità però di circa 28.000 km all'ora, cioè circa 7 km al secondo. Vuol dire che se fosse qua da noi la stazione spaziale ci mette circa 3 secondi a arrivare a Trento da Rovereto, per intenderci. Ce l'abbiamo un'idea di cosa voglia dire metterci 3 secondi da Trento a Rovereto? Vuol dire farsi male, ovviamente, però la vediamo in qualche modo. Sto parlando di 7 km al secondo, ok? Che è una bella velocità. Ma la luce va a 300.000 km al secondo. È impressionante questo dato e facciamo fatica a visualizzarlo. Molti mi chiedono, ma come si può rappresentare? Potreste pensare, per esempio, che la Terra ha una circonferenza di circa 40.000 chilometri, okay? Quindi in un settimo di secondo la luce fa il giro della Terra, se avesse un tubo da percorrere, una fibra ottica depositata sull'equatore. Oppure, se preferite, contate un secondo, la luce ha fatto 7 volte e qualcosa di più il giro della Terra in un secondo. Questo comincia già a dare un'idea abbastanza più consistente della grandezza di questo numero. In questo disegnino, questa è la Terra, 40.000 km di circonferenza e circa 12.000 km di diametro. Questa in proporzione giusta è la Luna. La gente pensa sempre che la Luna sia abbastanza vicina alla Terra in quei disegni stupidi che ci sono sui libri stupidi. La Terra ha un diametro appunto di 12.000 km, la Luna è a 380.000 km dalla Terra, quindi sono circa una trentina di diametri terrestri. Se li mettete qua, attaccati, ce ne sono 30 Terre prima di arrivare sulla Luna. Sulla Luna ci sono andati, no? 12 persone hanno camminato sulla Luna, non tutti assieme, due alla volta, in 6 missioni. E noi sappiamo molto bene qual è la distanza Terra Luna. Perché? Perché gli astronauti hanno lasciato degli specchi, dei catari frangenti, contro i quali si spara un raggio laser, arriva nel tempo che ci impiega, rimbalza da questo specchio, ritorna sulla Terra e gli apparecchi molto sensibili riescono a captare il riflesso. Sapendo la velocità della luce possiamo determinare la distanza Terra-Luna con una precisione, vi dicevo, conoscendo benissimo la velocità della luce, altrettanto elevata nella misura a distanza Terra-Luna, dell'ordine dei centimetri, è questa la precisione che ci permette adesso questo esperimento. In questa banalissima animazione vi faccio vedere, questo è in scala quanto tempo ci impiega la luce andare dalla Terra alla Luna. Questo è un impulso che dura circa un secondo e questo è il viaggio che fa. Okay? Pensando a quanto siamo piccoli noi sulla Terra, di nuovo ci dà un ordine di grandezza abbastanza sensato. E adesso possiamo fare queste misure. Ma quando è che ci si è cominciati a porre il problema di quanto va veloce la luce? O se vada veloce, semplicemente, perché potrebbe anche essere che la luce invada questa stanza a velocità infinita. È qualcosa che permea la stanza, non è qualcosa che viaggia. I pensamenti sono stati molto lunghi e complicati. E Galilei, di nuovo, lui ci aveva provato, poverino, con i mezzi che aveva a disposizione allora. Questo era il famoso esperimento fallito di Galilei per misurare la velocità della luce. Dice, aspetta un po', vado fra due colline con un mio assistente e ci mettiamo d'accordo che io accendo una lanterna, apro una feritoia, quando il mio collega vede l'impulso apre la sua lanterna, ok? E io dunque, che sono dall'altra parte, mi aspetto un ritardo da quando ho aperto io la lanterna a quando vedo la lanterna dell'altro, perché se la luce viaggia con una velocità finita ci sarà un ritardo fra i due. A parte che il ritardo era mangiato completamente dai tempi di risposta dei due personaggi di cui avete sentito in qualche modo parlare poco fa, insomma, anche se uno fosse veloce al millisecondo, cosa che non avviene, la luce per fare qualche chilometro ci mette milionesimi di secondo e quindi figuriamoci se questo esperimento poteva dare qualche esito positivo. Galilei dice, andrà molto veloce, questo è stato il massimo che è riuscito a dire. Ma poverino, non possiamo prenderlo in giro perché gli strumenti erano quelli. In realtà Galilei, sapete che dà un contributo anche allo sviluppo, un contributo enorme allo sviluppo dell'astronomia come scienza, finalmente risistemando un po' il disastro che aveva lasciato, che purtroppo lascia ancora l'astrologia quando viene confusa con
l'astronomia, cominciano tutti e due per astro, ma finiscono diversamente, no? Hanno altre finalità. Galilei cosa fa? Ruba il telescopio agli olandesi, non è che lo va in Olanda a rubarlo, ruba l'idea nel senso che ne costruisce uno, non è che lo inventa lui, lo porta al Doge di Venezia a fargli vedere le stelle, dice fa che altro che stelle, fammi vedere le navi dei nemici che li becchiamo prima degli altri, e quindi ok. E si occupa quindi di astronomia e comincia a permettere ad altri studiosi di vedere quello che l'occhio nudo non riesce a vedere, quindi si cominciano a vedere i crateri lunari, si vedono le fasi di Venere, si vedono i satelliti di Giove, per esempio. I satelliti di Giove è una scoperta molto importante perché danno un incremento notevole alla demolizione del punto di vista tolemaico, ovviamente, perché si capisce che c'è qualcos'altro che ha priorità nella gestione delle orbite dei corpi celesti, che è la gravità e non è certo la divinità o cose di questo genere. Povero Galilei. E poco distante nel tempo da queste prime osservazioni pionieristiche, per esempio, c'è Römer, che è un astronomo, che osserva le occultazioni, l'eclissi di Io, che è uno dei satelliti di Giove, uno dei più studiati, peraltro, anche i più grandi. Giove ha circa 65-70 satelliti adesso, quindi è uno dei tanti, ma è uno dei primi perché è uno dei più grandi, con l'albedo maggiore, cioè luminosità maggiore. Lo si vedeva già appunto nel XVIII secolo con gli strumenti di allora. E che cos'è che c'era di interessante? Che questo satellite periodicamente passava dietro a Giove, si nascondeva, veniva occultato e lo si vedeva rispuntare dopo un po' di tempo. Solo che se uno faceva osservazioni in periodi dell'anno distinti, questi tempi di occultazione cambiavano. E questa era una cosa abbastanza curiosa. E come viene spiegata da Römer? Essenzialmente che in tempi distinti dell'anno la Terra si trova a distanze diverse da Giove, e dunque anche dal satellite, e ipotizzando che la luce percorra strade finite in tempi finiti, cioè abbia una velocità finita, con questo schema di tipo geometrico essenzialmente si riesce a stimare la velocità della luce, misurando le differenze di tempi di occultazione e di ricomparsa del satellite Io dietro a Giove in periodi diversi dall'anno. Il conto che viene fatto porta a una stima molto molto valida della velocità della luce, intorno a qualche centinaio di migliaia di chilometri al secondo. Quindi si è nella direzione giusta. Non è una misura definitiva, ma è una misura importante. E sapete come va la scienza, quella sperimentale in particolare. Uno continua a costruire approcci di misura sempre più sofisticati, in modo da essere sempre più preciso nelle sue affermazioni. Per esempio, Fizeau, uno studioso francese, del cavallo tra il XIX e il XVIII secolo, e si ingegna per un'altra tecnica di misura della luce molto interessante, si chiama il chopping della luce. Tu chop vuol dire rosicchiare, chip e chop sono famosi, no? Ci sono ancora chip e chop, sì? Gli scoiattolini? No, perché... Allora, leggete Topolino o no? Ho studiato solo i libri di scuola. Avete vergogna a dirlo? Boh, spero che leggiate Topolino. Allora, cos'è che fa lui? Prende una ruota con dei dentini, una ruota dentata che gira con un motorino, c'è uno specchio semiriflettente, c'è uno specchio che fa passare il 50% della luce e l'altro 50% la riflette, e una lampadina, una sorgente luminosa. E praticamente quello che succede è, vedete, che la luce di questa lampadina fa due strade, una va allo specchietto e poi va all'occhio per effetto della mezza riflessione che fa verso sinistra, l'altra verso destra, e incontra però la rotella dentata. Se ha la vicenda di incontrare un dente, la luce si ferma ovviamente e non prosegue. Se invece incontra un forellino, prosegue, tra un dente e l'altro, come c'è questo in disegno, arriva uno specchio, torna indietro, se ha di nuovo la fortuna di trovare un forellino, continua e arriva tramite questo specchio riflettente di nuovo all'occhio della persona. Quindi arrivano due raggi di luce, uno diciamo che non ha avuto l'ostacolo periodico della ruota dentata e uno invece diretto.
Allora, se uno fa un po' di conti, scopre che può regolare la velocità della ruota dentata in modo tale che la luce della lampadina, diciamo diretta, e quella riflessa arrivino sempre tutte e due. Se cambia un po' la velocità della ruota dentata, non arriva la luce che è stata riflessa dallo specchio verso destra. Ma se arriva, si fa interferenza fra i due raggi di luce. Se non arriva, non c'è interferenza, perché c'è un raggio solo. Allora, interferenza vuol dire che si vedono delle frange, cioè delle macchie chiare e scure. Allora, se uno regola la velocità della ruota dentata, può vedere o non vedere queste interferenze, e con dei conti relativamente semplici, in base alla velocità di rotazione della ruota, può ottenere, e al dimensionamento dell'apparato, ovviamente, può ottenere una buona stima della velocità della luce, che di nuovo si assesta sui 300.000 km, che adesso si assesta sui 300.000 km al secondo. E la storia, ripeto, continua. Io quant'è che ho di tempo che non lo so? Fino alle 12.45 non ce la faremo mai. No, nel senso che sarà una lunga strada. Allora, 300.000 km al secondo, cominciamo a essere sicuri. Bene, io vi ho fatto vedere l'esperimento, il gioco all'inizio del OS che va in bicicletta, oppure che sta a caso che va in automobile, che ha misure diverse delle velocità dei vari oggetti, perché sta esprimendo la relatività classica, no, di questi moti. Quanto va l'automobile? Che razza di domande fai? Dimmi rispetto a cosa, e allora ti rispondo, altrimenti no. Allora, questo ragionamento io lo voglio fare per tutto, anzi vorrei fare per tutto una cosa ancora più importante. Galilei, nella sua barchetta, col suo amico, giocava con la palla, faceva volare le mosche, i pesciolini nella boccia, eccetera, eccetera, ma non faceva esperimenti con la luce. E questo è un punto abbastanza critico. Lui fa esperimenti di meccanica nel gran naviglio in cui si rinserra con l'amico, come dice nei dialoghi. Ma non fa esperimenti di elettromagnetismo. Per forza, non c'era elettromagnetismo. Siamo nel 1600 e rotti. L'elettromagnetismo si consolida a partire dal XIX secolo, no? Con il 1800, e culmine, diciamo, la sua formalizzazione con Maxwell intorno al 1860, quando lui scrive il trattato classico dell'elettromagnetismo. Scrive delle equazioni meravigliose che descrivono tutto l'elettromagnetismo classico. Galilei non ce l'aveva. Galilei diceva che però la fisica deve essere la stessa. Cioè, io non posso fare un esperimento che mi dica se la barca si sta muovendo o no. Ok? Quale esperimento? Di meccanica. Galileo ha esperimenti di meccanica. Sì, ok, ma possiamo fare anche nella barca di Galileo qualcosa di elettromagnetismo, visto che adesso anche l'elettromagnetismo fa parte della fisica. Lì c'è un problema. Allo scopo di voler capire effettivamente questa velocità della luce, che ormai si comincia a misurare essere pari a 300.000 km al secondo, sia misurabile rispetto, nel senso relativo del termine, no? Così come era la velocità della bicicletta, dell'automobile rispetto alla casa, l'osservatore casa, viene realizzato un esperimento molto interessante alla fine dell'Ottocento, 1887 credo, che è famoso, si chiama l'esperimento di Michelson e Morley. È un esperimento, si dice, di interferometria. La parola l'abbiamo già usata, interferire. Allora, questa è una visione molto schematica dell'esperimento, che è un esperimento tecnicamente molto complesso da realizzare. Adesso vi dico in cosa consiste. È una visione schematica che corrisponde alla realizzazione della fine dell'Ottocento, quindi in un laboratorio molto antiquato. C'era un grande tavolo, pesantissimo, appoggiato su un cilindro che poteva ruotare, che a sua volta galleggiava in un bagno di mercurio liquido, e che disaccoppiava meccanicamente questo tavolo dalle vibrazioni del laboratorio, e però ne permetteva la vibrazione molto fluida, molto morbida. E sopra quel tavolo c'erano una serie di specchi collocati in un certo modo, che adesso vi rappresento in modo più schematico possibile con una piccola applet che ci aiuta a capire qualcosa. Allora, questo è quel tavolo visto dall'alto. Cosa c'è su questo tavolo? C'è una lampadina che emette luce, come tutte le brave lampadine. Qui c'è uno specchietto, vedete, messo a 45 gradi, è semiriflettente. L'avete già visto l'esperimento di Michelson e Morley nella vostra carriera? Benvenuti all'esperimento di Michelson e Morley. È uno specchietto posto a 45 gradi, semiriflettente.
tipo quello di prima, cioè la luce può metà passare e metà viene fatta rimbalzare, secondo le leggi dell'ottica geometrica, quindi siccome lo specchietto è a 45 gradi, la luce andrà mezza diritta e mezza su o giù. Lo vediamo poi con l'animazione. Quei due affari là sono altri specchietti normali quelli, ok? Normalissimi specchietti, che faranno tornare indietro la luce che viene a raggiungerli. La luce tornerà indietro, ritornerà sullo specchietto a 45 gradi e verrà tutti i due raggi di luce, adesso li vediamo in azione questa cosa qui, convogliati su questa piastra. Su quella piastra c'è uno che guarda essenzialmente, o c'è un misuratore di luce, e cerca di vedere come si ricongiungono i due raggi di luce dopo questi due percorsi qua. Allora, dov'è questo oggetto? È in un laboratorio. E il laboratorio dov'è? Nella Terra. E la Terra dov'è? Nell'universo. Dove viaggia la luce, compresa quella dell'esperimento? Nell'universo. Come fa a viaggiare qualcosa nell'universo? Beh, se fa come fa il suono, che è un'onda, si arrampica in un mezzo il suono, ha bisogno di un mezzo, che è l'aria che si comprime e si rarefà, no? Nel vuoto, nonostante i film di fantascienza, io non posso sentire i suoni perché non c'è un mezzo. L'onda elettromagnetica che rappresenta la luce, per esempio, o un'onda radio, quello che volete, ma diciamo la luce, beh, dovrebbe avere bisogno di un mezzo per arrampicarsi, per viaggiare. La teoria di Maxwell, che forse non avete ancora visto, ma che predice questo comportamento ondulatorio della luce, cioè la luce è un'onda elettromagnetica che viaggia a 300.000 km al secondo, a priori non si sbilancia su questo aspetto del mezzo necessario per la luce per camminare, perché dice, guardate, la luce va anche nel vuoto. Ovvio che va nel vuoto, la Luna la vedo, E fra noi e la Luna c'è un sacco di vuoto, il Sole ci raggiunge con le sue radiazioni e in mezzo c'è vuoto. Quindi non ha bisogno di niente la luce per viaggiare. Sì, però quando io dico che va a 300.000 km, va rispetto a qualcosa, rispetto a un mezzo. Vabbè, cerchiamolo questo mezzo. Come lo chiamiamo? Ah, è qualcosa di etereo. Come lo chiamiamo? Chiamiamolo etere, che non è l'alcol. L'etere come alcol esiste ancora. L'etere di cui adesso stiamo parlando, fra un po' lo faccio sparire subito dopo averlo introdotto, ma alla fine dell'Ottocento ci si chiedeva se non ci fosse un mezzo sul quale la luce dovesse arrampicarsi. Lo chiamano etere e cercano di misurarlo. Come si fa? Beh, l'etere c'è dappertutto. Mettiamoci in un laboratorio, siamo sulla Terra, la Terra sta ferma rispetto all'universo, ma direi di no, si muove, perché? Beh, gira intorno a se stessa, quindi noi qui stiamo viaggiando a parecchie centinaia di metri al secondo perché siamo in un moto di rotazione terrestre giorno-notte. Fate presto a stimare quanto andiamo, no? Non è un conto difficile. Non è mica solo questo moto, la Terra si muove di rivoluzione intorno al Sole a velocità di qualche chilometro al secondo, ok? Ci mette un anno a fare un percorso lunghissimo. Quindi la Terra e i laboratori che sono sulla Terra, questa stanza, non è ferma rispetto all'etere e all'universo, corre a molti chilometri al secondo. Quindi è come se in questa stanza e in questo laboratorio ci fosse un vento di etere, contro il quale tutto si muove. Voi sapete che anche se non c'è vento, se andate in bicicletta lo sentite il vento. Perché? Perché siete voi che vi create il vento perché vi arrampicate nell'aria ferma. Bene, pensavano che ci fosse qualcosa del genere, anche per la luce. Nel laboratorio che corre, perché è solidale a terra, si dovrebbe misurare un vento di etere. Cos'è un vento di etere? Non sappiamo. Ma vediamo di misurarlo. Come? Beh, in questa piccola animazione ve lo faccio vedere. Vedete queste freccette qui? Okay. Queste freccette rappresentano il vento di questo misterioso etere cui è soggetto il laboratorio perché la Terra sta andando da questa parte. Okay? Quindi il vento va da questa. La luce adesso la facciamo partire e vedete che cosa succede. Allora, il vento si muove da questa, un raggio di luce arriva qua, si spezza in due raggi, rosso e verde, che non è il colore ma una rappresentazione, e vedete che il raggio rosso va controvento. Mentre il raggio verde, adesso lo faccio ripartire, non è andato contro vento, si è mosso perpendicolarmente ad esso. Quindi il raggio rosso, che era quello che ha preso questa direzione, si è trovato ad andare a favore e contro il vento. Mentre il raggio verde, che era questo, si è trovato ad avere vento di spalla, di fianco.
Allora, se uno fa un semplice conto, viene fuori che i due raggi di luce che hanno fatto queste due diverse storie dovrebbero impiegare un tempo diverso per arrivare qua in fondo. È un conto classico, qui non è cosa formidabile, è semplicemente se voi nuotate in un fiume e avete il vento, la corrente a vostro favore o sfavore, per andare e tornare ad un certo punto ci mettete un tempo diverso rispetto a quando il fiume è fermo, se siete in un lago, ovviamente. Okay? Se però il fiume invece lo attraversate trasversalmente, innanzitutto dovete andare a zigzag se non volete essere trascinati dalla corrente e sconfiggerla. E il tempo per andare e tornare attraversando, nuotando trasversalmente rispetto al fiume, è diverso di quello per andare a tornare se il fiume lo attraversate nella direzione della corrente. Questo è un conto da seconda liceo che si può fare, ma non ve lo ripropongo, ve l'ho promesso, conti non ve li faccio vedere. Se c'è un fiume di etere, la luce ci deve mettere un tempo diverso per andare e tornare lungo questi due bracci del percorso e finire qua. Là, se vedete, c'è scritto piccolissimo, ci sono due numerini che sono i frames, cioè i conteggi dell'animazione, che vuol dire i tempi di percorrenza del raggio rosso e raggio verde. Sono diversi, uno ci ha messo 168 frames, che potrebbe essere microsecondi, non è importante, è un'unità di misura arbitraria, e l'altro 164. Perché? Perché hanno percorso questo fiume uno parallelamente, longitudinalmente, uno trasversalmente. D'accordo? Quindi arrivano qua a tempi diversi. Come si fa a vedere che arrivano a tempi diversi? Beh, se è vero che arrivano a tempi diversi, dovrei vedere che due raggi di luce, che sono onde, uno arriva così, l'altro arriva sfasato, e quindi fanno interferenza, per esempio, costruttiva o distruttiva. Non arrivano in fase. Uno dice, ok, guardo queste frange di interferenza, e poi mi dico, ok, cosa succede se giro l'apparato di 90 gradi adesso? Cioè, il vento, invece che... il vento scorre sempre la stessa direzione, ma inverto i ruoli dei due percorsi. Giro di 90 gradi l'apparato, vuol dire che quello che era prima il raggio rosso adesso diventa un raggio verde, si scambiano i ruoli. E rifaccio partire l'esperimento. Adesso vedete la luce parte da lassù, quello che prima era raggio rosso diventa raggio verde e viceversa. Non è il colore della luce, è il simbolo, insisto. Impiegano, dovrebbero impiegare di nuovo tempi diversi se c'è questo vento, ok? Solo che i due bracci si sono invertiti. Risultato che adesso ci mette un po' di meno il raggio rosso del raggio verde. Quindi cosa dovrei vedere? Delle frange di interferenza che girando l'apparato si spostano, ok? Se voi fate l'esperimento, e nel 1887 è stato fatto, ci ha messo un paio di anni a farlo, non è che in due minuti l'hanno fatto, fra costruirle e far misure, il risultato è sconfortante, cioè non si vede un tubo. Voi potete ruotare l'apparato, potete pregare in aramaico, potete saltargli addosso, potete fare quello che volete, scongiuri, eccetera, ma non c'è nessun effetto della rotazione dell'apparato, cioè la luce sembra non arrampicarsi proprio da nessuna parte. Cioè sembra che la luce abbia sempre la stessa velocità, 300.000 km al secondo nel vuoto. Non c'è nessun etere, non c'è nessun sistema di riferimento, osservatore, quelli no, dei miei all'inizio, rispetto al quale dire che c'è questa velocità e che rispetto a un altro invece la velocità, per esempio, sia diversa. Questo è un disastro. Cioè, un attimo, uno dice, l'automobile va a 100 km all'ora, informazione incompleta, dimmi rispetto a cosa. Giusto, te lo dico. La luce va a 300.000 km al secondo, no, informazione completa, dimmi rispetto a cosa? Non posso dirtelo. Cioè la luce va a 300.000 km al secondo rispetto al vuoto, rispetto a qualsiasi sistema di riferimento. Non lo capisco. Vabbè, sei in buona compagnia, è una cosa strana, non mi sta nella testa questa cosa. Aspettate che questa sia fermata perché... Ok. Sarebbe come a dire qualcosa di questo genere. Questo faccino l'avete già visto, no? Questo signore qua, che era anche un bell'uomo, peccato che correva troppo dietro le donne e poi le lasciava per strada, ha una storia complicata, da un punto di vista umano, il buon Albert Einstein. E lui era famoso per gli esperimenti pensati. Una mattina,
si sveglia, più pimpante del solito, e dice, apre il libro e le equazioni di Maxwell. Le equazioni di Maxwell dicono che la luce è un'onda elettromagnetica che viaggia a 300.000 km al secondo. Rispetto a cosa? Un sistema di riferimento assoluto? C'è? Boh, parrebbe di no. Ma allora facciamo una cosa, io faccio finta, dice Einstein, di essere come Galilei, e mi metto a correre vicino al raggio di luce, all'onda elettromagnetica, a 300.000 km al secondo. Ci siete? Riuscite a vedere questa cosa? Cioè la luce, che quella che vi ho fatto vedere prima, viaggia a 300.000 km al secondo. Io mi metto a correre, anche se è impossibile farlo, ma la fantasia mi permette di farlo, alla sua stessa velocità, ok? Allora, vedete, questo qui spara con una lampadina un raggio di luce che va a 300.000 km al secondo, che sono queste onde che scodinzolano, di tipo elettromagnetico, e quel tipo lì, scemo, corre a 300.000 km al secondo, cioè con la stessa velocità della luce. E cosa vede? Cara luce, ti vedo ferma, se vado alla tua velocità. Se ragiono come Galilei, ovviamente. Cioè, se io corro come Galilei, mi diceva, guarda che l'automobile è ferma rispetto a te se tu corri alla stessa velocità. Fallo anche con la luce. Cosa vede? Vede i campi elettrici e magnetici che oscillano, che sono così, questo dice l'equazione di Maxwell, ma stanno fermi perché l'osservatore corre alla loro stessa velocità. Lui dice, beh, qual è il problema? Un problema c'è. Le equazioni di Maxwell proibiscono di fatto che un'onda elettromagnetica oscilli senza muoversi. Cioè, se le risolvete, ottenete sempre onde viaggianti, alla velocità che è quella della luce. Non dice rispetto a che riferimento, ma devono essere viaggianti. Allora uno dice, un attimo, ma Galilei mi ha insegnato che correndo vicino a qualcosa lo vedo a varie velocità. Se Maxwell, le equazioni di Maxwell risolte dicono che la luce deve sempre, l'onda deve sempre correre a una certa velocità, allora qualcuno dei due è sbagliato. Chi è sbagliato? Maxwell con le sue equazioni, cioè ha capito male come è fatta la luce, o Galilei con la sua idea che posso correre e misurare diverse velocità trasformandomi da un sistema di riferimento all'altro, da un punto di osservazione all'altro, così come facevo con l'automobile e la bicicletta. Secondo voi chi è che ha sbagliato? Com'è? E invece no, una sola ha sbagliato. Lui propone entrambi perché è una persona democratica e saggia, dice vediamo di non far torto a nessuno, poveracci. Poi anche Galilei ha avuto tante sfighe, la chiesa che lo bastonava, la figlia mandata in convento, ha dovuto abiurare e poi ci hanno messo solo 3 secoli a capire che forse non era il caso, insomma, dice salviamo Galilei. No, non è il caso, Galilei sbaglia. Sbaglia, si fa per dire, nel senso che lui non aveva sotto mano l'oggetto di cui stiamo parlando, cioè la luce, cioè l'elettromagnetismo. Le trasformazioni che fa Galilei per passare da un osservatore all'altro, che vanno benissimo se parlo di biciclette che corrono, automobili che corrono, ma anche pianeti che viaggiano, cose del genere, in realtà sono concettualmente sbagliate a un livello profondo. Le equazioni di Maxwell sono giuste, cioè la luce deve andare sempre a velocità C. In qualsiasi sistema di riferimento, quale? Non ce n'è uno assoluto, va a velocità C e basta. Questa cosa la capisce con grande struggimento e lavorio di pensiero il nostro amico Einstein, che postula una nuova relatività, quindi, che non è quella appunto di Galilei del XVII secolo, e è la relatività cosiddetta ristretta, che nel 1905 più o meno cita queste due frasi. Primi sono due postulati, non sapete cosa sono i postulati, è una cosa che la dici perché è così, basta, postuliamo questa cosa e vediamo se sta in piedi. Le leggi della meccanica, dell'elettromagnetismo e dell'ottica, cioè le leggi che descrivono la natura, tutte, sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento inerziali, cioè in tutti i navigli di Galilei, questo vuol dire sistemi di riferimento inerziali, cioè sono sistemi di riferimento che non sono accelerati, che non hanno scossoni, che non sterzano, che non frenano. Non mettetevi su un aereo a fare questi esperimenti mentre decollo, mentre atterra. Infatti non si serve da bere mentre si decolla o mentre si atterra, ma solo mentre l'aereo va a velocità costante. Però se state nel gran naviglio non scosso, ovvero
su un aereo che va ad un moto rettilineo uniforme, siete in un sistema cosiddetto inerziale, nel quale tutte le leggi della fisica, tutte, vuol dire anche quelle dell'elettromagnetismo, sono le stesse, e poi i fisici dicono sono covarianti, ma per non tanto bisogna che facciamo le nostre belle figure anche noi, ma sono le stesse. E c'è un altro postulato incredibile, che è che la luce si propaga nel vuoto a velocità costante C indipendente dallo stato di moto della sorgente dell'osservatore. Lo rileggo, la luce si muove con la stessa velocità C nel vuoto, indipendentemente dall'osservatore che la sta misurando. Questa è strana, se ci pensate, perché io vado in automobile a 100 km all'ora rispetto alla casa o alla strada e lancio un sasso in avanti a 30 all'ora, rispetto alla strada va a 100 più 30 fa 130, giusto? Se lo lancio all'indietro a 30 all'ora va a 100 meno 30 a 70 rispetto alla strada. Bene, se invece che un sasso lanciate luce a velocità 300.000 km al secondo dalla vostra automobile in avanti, rispetto alla strada, la luce ha ancora la stessa velocità C, 300.000 km al secondo, anche se è trasportata in avanti dall'automobile rispetto alla strada. Se la sparate all'indietro non va più lenta, continua ad andare alla stessa velocità C. Anche se l'automobile va velocissima, la velocità della luce è sempre la stessa. Questo lo dobbiamo ammettere, se crediamo ad Einstein ovviamente, se vogliamo giustificare l'esperimento, per esempio, di Michelson e Morley. Non c'è bisogno di un sistema di riferimento privilegiato, la luce ha sempre la velocità C. Prego. Ma se l'automobile andasse alla velocità della luce, chiaramente è impossibile. Beh, metti che vada al 99,9% la velocità della luce, la luce va ancora C in avanti e C indietro, non gliene può fregare di meno. E se va esattamente alla velocità della luce? Continuerebbe ad andare a velocità della luce, però non ci può andare a velocità della luce un oggetto con una massa. Solo la luce va a velocità della luce, se no non si chiamerebbe luce. Okay? Giustamente il vostro compagno dice, però mi sembra strano, perché se mi dici 100 all'ora, che vuol dire 30 metri al secondo, più 300.000, che sono 300 milioni di metri al secondo, vabbè, è un piccolo difetto. Sì, è un piccolo difetto. Ma lui dice, ma se io vado, che ne so, a 4 quinti di C, con una nave spaziale mirabolante, e sparo la C in avanti, quanto va rispetto al riferimento in cui l'astronave va a 4 quinti di C? Va ancora a C. E se la sparo indietro dovrebbe andare a C meno 4 quinti di C, no? Cioè quasi fermarsi la luce. No, va sempre a velocità C. Lo capite questo? No, neanch'io. È così. La luce si comporta in questo modo. Adesso voi direte, ho capito, ma sarebbe tempo di parlare del tempo. Se non vi parlo della luce non si può parlare di tempo. Perché? Perché parlare di tempo per i fisici vuol dire parlare di orologi. Attenzione, non confondete le due cose. Voglio parlare anche di orologi, perché gli orologi sono quegli oggetti che io spero misurino il tempo. E fine dell'Ottocento, quando questi postulati, inizio Novecento, vengono dichiarati alla comunità scientifica, ci sono già degli orologi che funzionano con una buona precisione, possono scandire il tempo con una accuratezza e precisione molto elevati. No? Gli orologi iniziano a esserci XVI, XVII, XVIII secolo, il primo vero orologio serio è stato concepito e realizzato dal progetto da Huygens, quindi siamo nel Settecento inoltrato, no? Quindi non è che è una invenzione antichissima. Però nel 1900 si può misurare molto bene il tempo, quale esso sia. Einstein propone una misura di tempo con un orologio abbastanza strampalato, che si chiama orologio a luce. Ecco perché io volevo dire che cos'è la luce e perché ha questa proprietà strana. L'orologio a luce è fatto così. Prendete una lampadina e uno specchietto là in cima, la luce va verso l'alto, incontra lo specchietto, la luce va dappertutto, non interessa quella che va verso lo specchietto, torna in giù, ok? E quando torna in giù, supponete che quando va su fa tic, quando va giù fa tac, tic, tac. Ok? Questo è un orologio perché ticchetta in modo periodico, qualunque sia il tempo, ho un riferimento che mi dice che è passato più o meno tempo, quanti più o meno tic-tac ci sono stati. Questa è l'idea di orologio, no? Una goccia che cade con ritmo costante, un pendolo che oscilla con ritmo costante, beh, qui è la luce che va su e giù con ritmo costante. Questo è un orologio, ok?
Ne mettiamo due, vediamo come funzionano questi orologi. Beh, banalmente sono due pezzettini di luce, uno va in su, l'altro va in giù, e qui si chiamano Jack e Jill, i due tipi che hanno i due orologi, e vedete che hanno misurato ovviamente allo stesso tempo i due orologi, perché sono uguali, sono lì vicini, che problema c'è? Li abbiamo costruiti uguali, no? Quindi il tic-tac dei due orologi è lo stesso. Adesso facciamo uno scherzetto. Mettiamo che questo orologio si muova rispetto a questo, che corra verso la vostra destra, con un certo ritmo. Ok? Cosa vorrebbe dire? Che io ho qua questo orologio, io lo chiamo così, no? Adesso siete familiari con questa idea di orologio un po' strampalata. Io lo guardo e vedo che fa tic-tac, tic-tac, tic-tac. Però io adesso cammino, continuo a guardarlo, vedo che fa tic-tac. Certo, fa tic-tac, qual è il problema? Anche voi lo vedete, giusto? Quindi deve far tic-tac anche per voi. Deve fare lo stesso tic-tac. O no? Speriamo che faccia lo stesso tic-tac. Se no che cavolo di... Non ci mettiamo d'accordo proprio. Così banale questa cosa. Beh, mettiamolo in moto. Il primo orologio sta fermo e il secondo va a spasso. Come per dire, qui c'è un osservatore in moto e qui c'è un osservatore fermo, due os, uno fermo e uno in moto. Cosa succede? Quando si muove, vedete che si sposta un po' verso destra, per raggiungere lo specchietto in movimento, il secondo orologio ci mette un po' di più. Perché? Perché la luce ha dovuto fare uno zigzag invece che un su e giù. Fa un triangolo invece che... Quello di sinistra fa l'altezza del triangolo, quello a destra fa la somma delle due ipotenuse, che è un po' più lunga dell'altezza, giusto? Uno dice, vabbè, che discorsi sono? Questo tic-tac, deve essere uguale a questo tic-tac, vuol dire che la luce qui corre un po' veloce, più velocemente per recuperare la strada che deve fare più lunga, o no? Questo è un evento che possa rendere più clamoroso prendendo una velocità di questo orologio ancora più grande, no? Perché forse si vedeva poco prima. Facciamo che va piuttosto veloce adesso questo orologio di destra rispetto a quello di sinistra che è fermo. E Jack cosa legge? Legge 11 secondi e Jill legge 10 secondi. Sì, perché non sapete gestirvi gli orologi. Che senso ha? È un attimo, però Einstein aveva detto una cosa mica da poco. Ha detto, guardate che la luce ha sempre la stessa velocità in tutti i sistemi di riferimento nel vuoto. Quindi va a velocità C. Quindi, se questo qui deve fare una strada tot per fare tic-tac, questo deve fare una strada più lunga per fare tic-tac, e il tic-tac di questo è più lento del tic-tac di questo. Quindi, qualunque cosa sia il tempo, con due orologi di questo genere, abbiamo una misura diversa. Cioè, mentre io cammino rispetto a voi, voi avete il vostro orologio sul tavolo e io il mio, questi due orologi vanno fuori sincronismo. Cioè, all'inizio segniamo la stessa ora, dopo che ho fatto una passeggiata in avanti, segnano un'ora diversa. Cosa? Cioè abbiamo tempi diversi? Ma il tempo non è una misura di questa periodicità della scansione di qualcosa, tipo il pendolo. Einstein era fuori di testa, perché chi mai va in giro con un orologio di questo tipo al polso? Non è comodo una lampadina che va su e giù, che fa andare su e giù la luce con lo specchietto. Io uso il mio orologio con le lancette reali o virtuali che siano, uso il pendolo, non ho dubbi sul fatto che se io vi cammino davanti il pendolo continua a segnare allo stesso tempo, no? Quello sì è un buon orologio, questo è un orologio da folli. E c'è un problema però. Sarà anche da folli questo orologio, prendiamolo che va ancora più veloce, e quindi l'effetto di cui vi sto parlando è ancora più pronunciato, evidentemente, ma è un effetto inevitabile se ammetto che la velocità della luce sia sempre la stessa. Qui i due orologi si sfasano addirittura, vedete, di 4 secondi. Un attimo, perché ciò avvenga deve davvero correre molto velocemente l'orologio uno rispetto all'altro, perché la luce ci mette un niente per andare su e giù, che non è proprio niente, ma è pochissimo. Però per fare questa strada qua, per davvero avere un triangolo, beh, ho dovuto far correre questo orologio al 70% della velocità della luce per vedere questa roba. Questa è una moviola, uno slow motion impressionante di tutto quanto. Qui sembrerebbe dunque che il tempo scorre diversamente, qualsiasi cosa sia il tempo, per questi due orologi. Allora vi dicevo, è sbagliata l'idea di questo orologio? No, non è sbagliata. Non è l'orologio che cambia ritmo, è la nostra idea di tempo.
Perché? Supponete di prendere invece che non solo questi due orologi e lampadina, di attaccare vicino a questo orologio un orologio a cucù, che non c'entra niente con la luce. Ne ho uno qui e ne avete uno anche voi. Ok? Sincronizziamo gli orologi, come dicono quelli che devono fare l'assalto, no? alle prigioni o robe del genere, le squadre speciali, sincronizziamo gli orologi, tutti e quattro, i vostri due, luce e cucù, e il mio, luce e cucù. Poi comincio a camminare, ok? E vedo che gli orologi a luce vanno fuori sincrono, giusto? Perché questo ve l'ho dimostrato se crediamo al postulato di Einstein. E voi sareste tentati di dire, sì, ma gli orologi cucù restano sincroni. Allora, supponiamo che restino sincroni. Cosa vuol dire? Che io, sul mio tavolino, che sta correndo rispetto al vostro, dove ho i miei due orologi, vedo un orologio a luce, vedo il vostro che va fuori sincrono dal mio orologio a luce, poi vedo il mio orologio cucù che resta sincronizzato con il mio orologio a luce, ovviamente, e se il vostro orologio cucù resta sincronizzato col mio, voi dovreste vedere il vostro orologio a luce che non è più sincronizzato col vostro orologio a cucù. Cioè, o vanno fuori tutti sincrono o non possono andare mezzi e mezzi. Perché uno dice, perché non potrebbe andare fuori sincrono un orologio a luce vostro rispetto al vostro cucù? Perché questo vi permetterebbe di stabilire chi si muove veramente. Perché se io guardo i miei orologi, vedo che non cambiano uno rispetto all'altro, vuol dire che non ho nessun mezzo, sono rinserrato nel gran naviglio per capire che mi sto muovendo. Voi invece vedete i vostri due orologi che vanno fuori sincrono uno rispetto all'altro, il vostro a luce, il vostro cucù, vuol dire che state facendo un esperimento che evidenzia in un certo modo un moto di tipo assoluto. Cioè voi vedete due orologi, i vostri, che vanno fuori sincrono uno dall'altro. E questo non è possibile. Perché? Perché avreste fatto una violazione al postulato che vi ho detto il primo di Einstein della relatività, che era anche quella di Galilei, che non potete fare esperimenti sul gran naviglio che vi permettono di dire chi si sta muovendo. Se fate un esperimento del genere vuol dire che capite chi si sta muovendo. Questo è proibito da un concetto assoluto di relatività, quindi vuol dire che i vostri orologi stanno sempre, anche i vostri due, sincronizzati fra di loro e vanno fuori sincrono con i miei due. Cioè non è l'orologio a luce che rallenta rispetto al vostro, è il tempo che rallenta. Cioè non è la misura con questo apparato che mi dà questa risposta, è ciò che sto misurando che si dice dilatando. Il tempo si dilata quando lo osservo in un riferimento che mi scorre davanti. Cioè il tempo è un'idea relativa per i fisici che cercano di spiegare le cose a tutti, e quindi non solo per i fisici, il tempo è qualcosa che scorre con ritmi diversi a seconda dell'osservatore che sto chiamando in causa. Quindi il tempo non è una cosa che posso assolutamente stabilire, è relativo. Questa cosa qui dà fastidio ovviamente, perché uno ha poche certezze nella vita, almeno quella del tempo potrebbe essere un piacere. Non lo è. L'aver postulato questa idea di invarianza della velocità della luce dei vari riferimenti ci conduce a questa cosa apparentemente paradossale, che io lo posso misurare il tempo, ma non è qualcosa di assoluto. Si sbrodola, rallenta, in quanto tale, non in quanto sua misura. Se questo mi scorre davanti con una velocità, che perché io possa apprezzare queste variazioni, le velocità devono essere alte, ovviamente, no? Perché se la velocità è bassa rispetto a quella della luce, io non riesco ad apprezzare questo effetto. Dire che la velocità della luce è costante mi smonta l'assolutezza del tempo, ma mi smonta un sacco di altre cose. Ve ne racconto un paio. Una è quella, appunto, della assolutezza o immutabilità della scansione del tempo, l'altra è il concetto di simultaneità. Cos'è la simultaneità? Voi potete pensare, in questo momento cosa sta facendo mio zio a Roma? Adesso, giusto? Non lo so, non lo saprò mai, ma in questo momento sta facendo qualcosa, no? Sta guidando, sta leggendo, sta lavorando, sta andando a pranzo. Adesso ha senso, no? No, non ce l'ha. Dire adesso è un problema irrisolubile, è una idea che viene smontata di nuovo quando mi riferisco ad una interpretazione fisica di questa affermazione e non concettuale, mentale, cognitiva, filosofica, quello che volete dire.
I filosofi ne escono sempre sconfitti, e nel confronto con i fisici non voglio parlare male dei filosofi, che sono persone rispettabilissime, quasi tutti. I filosofi devono confrontarsi con i dati sperimentali, cioè la natura fa quel che vuole, a prescindere dalle nostre interpretazioni. La natura è quello che è. Le leggi della fisica, che le abbiamo scoperte o no, sono comunque tali, anche se io vado in un pianeta disabitato in una galassia remota del nostro universo. Le leggi della fisica, fino a prova contraria, sono quelle, anche se io non sono lì ad elaborarle e a pensarle. Le idee del filosofo, invece, dipendono da una mente pensante che le organizza, le struttura, le propone o le propina. Ok? C'è una grande differenza tra queste due discipline. C'è una grande differenza anche dalla matematica. Il pomeriggio voi sentirete parlare di tempo da un punto di vista geometrico, del mio collega Walter Moretti, chi ha scelto questo argomento, e anche lì vedrete che i matematici ragionano in un altro modo. I matematici dimostrano delle cose, hanno una struttura logica, hanno dei postulati dai quali discendono delle conseguenze. Il teorema di Pitagora, una volta che ho fissato postulati di tipo euclideo, lo dimostrate e nessuno lo può sdimostrare. È impossibile dimostrare un teorema, se no non l'avrei dimostrato. Un'affermazione fatta da uno scienziato della natura, da un fisico, invece, deve essere falsificabile. Quando io prendo sto bicchierino e dico lo lascio andare, cosa fa? Voi cosa mi dite? Cade. E io sarei d'accordo, però se io vi dico dimostratelo, voi mi dite lascialo andare, ma non è una dimostrazione quella, è una verifica sperimentale. È diverso, no? Quindi io potrei benissimo trovare una situazione in cui, beh, non sono sulla Terra, sono in caduta libera, lascio andare questo bicchierino e questo mi rimane davanti al naso, tipo sulla Stazione Spaziale Internazionale. Non è che lì non valgano più le leggi della fisica, però ho falsificato un'affermazione di un certo tipo. Vi faccio vedere una semplice animazione. Questo è un pallino che adesso... Scusate, questi tre sono dei pallini, sono altrettanti osservatori, quello giallo, quello grigio e quello azzurro. Sono delle persone che guardano. E adesso io accendo in questi due punti delle lampadine, una lampadina rossa e una verde, che emettono un lampo di luce. Allora, guardate il lampo di luce che raggiunge simultaneamente l'osservatore giallo. Tac! In questo istante l'osservatore rosso e quello verde sono stati raggiunti da quello giallo, ma quello blu e quello grigio sono stati raggiunti in tempi diversi da questo evento, lampo rosso, lampo verde. Adesso, vedete, il lampo verde arriva all'osservatore azzurro. Era arrivato molto prima all'osservatore grigio e viceversa. Domanda, i due lampi di luce rossi e verdi sono eventi simultanei o no? Dipende dagli osservatori. Per l'osservatore giallo erano simultanei, per l'osservatore blu e grigio non sono simultanei. Perché non sono simultanei? Uno guarda, ovviamente perché sono in posizioni diverse questi oggetti e perché l'evento ci mette del tempo finito per raggiungere gli osservatori, perché un lampo di luce, qui l'ho fatto andare al rallentatore, ma ci mette un piccolo tempo per arrivare vuoi all'osservatore giallo, vuoi a quello azzurro o grigio. Cioè il fatto che l'informazione ci metta del tempo finito per arrivare, vedete che introduce subito un concetto relativo di quando qualcosa avviene, perché dipende anche dal dove questa cosa avviene. Cioè, cosa fa mio nonno adesso? Mio nonno è morto, quindi inutile che me lo ponga, ma cosa fa un mio amico adesso a Roma? Non ha una risposta unica, ha una risposta del tipo dipende da chi fa la domanda e da dov'è chi fa la domanda, dunque, perché quello che per me è adesso qui a Trento rispetto a Roma è diverso dall'adesso di una persona che è in un'altra città e fa questa domanda rispetto a Roma. Questo triangolo lo fa vedere chiaramente questa cosa. Se non è chiaro, vi faccio vedere un altro esempio abbastanza interessante, che è questo. Qui avete un treno che sta viaggiando con una persona a bordo e un osservatore in stazione che vede passare davanti a sé il treno a una certa velocità. E il treno ha la sfiga di essere colpito simultaneamente sulla prua e la poppa da due fulmini. Una sfiga totale, va bene. Cosa dice l'osservatore in stazione? Beh, gli eventi sono simultanei perché io li vedo quando passa davanti a me il treno, nello stesso istante, a distanza uguale, no? I lampi li vedo colpire la prua e la poppa del treno nello stesso istante. Cosa dice
la persona, cosa dice della persona che è a bordo l'osservatorio di stazione? Dice, siccome la persona sta andando contro il lampo in avanti, verrà colpita dalla sua luce prima rispetto al lampo posteriore che gli sta scappando. Quindi dirà la persona in stazione che la persona sul treno non considera simultanei i due eventi. La persona sul treno cosa dice? È vero, non sono simultanei. Vedo il primo lampo, adesso questo è un rallenti della situazione, prima, tac, del secondo, tac. Però la distanza che deve percorrere, siccome la persona è a metà treno, è la stessa. Allora, è simultaneo o non è simultaneo l'arrivo dei fulmini sulla prua e sulla poppa del treno? Risposta, non è simultaneo, è diversa l'interpretazione, perché il treno sta scorrendo a una certa velocità rispetto all'osservatore. Cioè l'osservatore in stazione dice che non sono simultanei per chi è a bordo del treno, ma per lui sì. L'osservatore sul treno dice, infatti non sono simultanei, ok? Lo vedo uno prima dell'altro, sono d'accordo con te, quindi fisicamente non sono simultanei, ma danno un'interpretazione diversa. Quindi la simultaneità è un concetto relativo che piacciono ai filosofi, quindi non ha senso chiedersi adesso cosa sta succedendo su Marte. Cioè potete chiedervelo, ma la vostra risposta non è assoluta. Vedete che anche qui il simultaneo, cioè che cos'è un adesso, cioè una risposta dell'orologio, viene smontata clamorosamente. E salto una diapositiva perché mi porta via troppo tempo, ne faccio vedere un'altra. Questa è già partita, fermati, bravo. Avete sentito forse sicuramente parlare? No, forse senta sicuramente, perché se è sicuramente non è più forse, del paradosso dei gemelli. Ok, il paradosso dei gemelli è un paradosso per i filosofi, per lo scienziato non lo è, come tipo quello di Achille, la tartaruga, il paradosso di Zenone, no? Queste cose qua. Cioè quelle cose che se uno ragiona un po' seriamente capisce che non è così difficile. Questo è più difficile. Cos'è il paradosso dei gemelli? Beh, abbiamo capito, ho cercato di raccontarvi, che il tempo scorre diversamente a seconda dello stato di moto degli osservatori. Allora nasce un apparente paradosso. La storia è quella di due gemelli che, in quanto tali, hanno la stessa età biologica. A un certo punto uno parte per un viaggio su una navicella a velocità elevatissima e va a farsi un giro, lasciando il suo fratellino a casa. E cosa succede? Che chi è a casa lo vede viaggiare a velocità molto alte e dice, guarda, gli scorre il tempo più lentamente. Ok? Passa del tempo e questo torna a casa. Il tempo dei due è diverso, perché chi era in movimento aveva un tempo più lento rispetto a chi era fermo. Risultato, secondo questo ragionamento, chi torna dopo il viaggio è invecchiato di meno di chi è stato a casa, perché il suo tempo è scorso più lentamente. Quindi torna a casa, se sono partiti quando avevano tutti e due 20 anni, i due gemelli, trova per esempio quello a casa che ha 70 anni e lui ne ha solo 30. Ok? Buon per lui. Però i filosofi, quelli di vecchia data, vengono e dicono, scusa ma questa è una scemata. Questa scemata perché vengo registrato. Io, astronauta, ti vedo a te, rimasto a terra, muoverti rispetto a me. Quindi è il tuo tempo che scorre più lentamente, no? Sei tu che mi passi vicino o lontano con una certa velocità, quindi il tuo tempo scorre lentamente rispetto al mio. Quindi quando torno, sono io più invecchiato di te, tu sei più giovane. È simmetrico, no, il ragionamento? Quindi non funziona questo discorso del tempo che scorre diversamente. Cioè, alla fine, qualcuno me lo sa dire chi è invecchiato davvero di più o di meno, oppure alla stessa età è tutto sbagliato. Allora, qui lo racconta molto bene, è una piccola animazione, c'è lo zio Albert che prende una gran craniata e si immagina di essere due gemellini, uno mezzo tossico, alcolista, l'altro scienziato e navigatore, lo lascia lì a bersi birra, parte, gli fa cadere anche l'orologio sulla testa, lo rimette a posto, l'orologio suo corre veloce, quello del gemello corre molto lentamente.
risultato che quello a sinistra sta deprimendosi più come età, più rapidamente. Guardate, è arrivato con i marziani, gioca ping pong, poi torna indietro dalla sua amata terra perché ha tanta nostalgia, fa dietro front alle cartoline di quando era stato lì in vacanza e torna e trova Al, che è il classico Albert molto vecchietto, e lui è invecchiato molto meno, questo signore. E poi torna a trovare i suoi amici che gli mancavano tanto, ovviamente. Per tornare sulla terra, se non sbaglia strada, ovviamente, deve fare delle manovre, sterzare. Sennò non può tornare a casa. Questo è un punto fondamentale. I discorsi sulla relatività del tempo valgono nei sistemi di riferimento inerziali, come quelli di Galilei. Se invece questa persona vuol tornare a casa, deve frenare. Sente la frenata. Non è in un sistema di riferimento inerziale, c'è lo scossone, come un aereo che decolla o atterra. E quindi sa che è lui il movimento. Non c'è dubbio che lui è il movimento, perché per tornare deve frenare. Quello sulla terra non fa nessuna frenata. Non è che dice, vale lo stesso discorso. No, sulla terra, a parte che la terra gira, ma questo facciamo finta che non ci interessi, non c'è nessuna accelerazione. Lui è lì tranquillo. Quindi stiamo applicando una teoria giusta a un esempio sbagliato. Cioè, se davvero facciamo questo esperimento, davvero chi viaggia e torna, però, è invecchiato di più di chi sta fermo ad aspettarlo. Se dite che questo esperimento è impossibile da farsi, certo, con gli esseri umani è impossibile, perché per quanto uno vada veloce, questi effetti sono molto, molto piccoli. Poi se volete sapere quanto piccoli ve lo posso anche dire. Dipendono dal quadrato del rapporto fra la velocità di movimento e la velocità della luce. Quindi fin tanto che V diviso C al quadrato è un numero piccolo, buttatela via questa idea, numericamente non è essenziale. Però adesso questi esperimenti si possono fare tranquillamente con orologi atomici, per esempio, o con particelle. Si manda a spasso su un aeroplano un orologio atomico, che è una macchina estremamente precisa, okay, e si vede che quando torna dopo molte ore di volo, ha rallentato la sua scansione rispetto a un orologio atomico rimasto a terra ad aspettarlo. Ci vuole un orologio atomico per vedere queste cose, ma non è una sciocchezza, è fisica. Dunque, io ho iniziato con 6 minuti di ritardo, vero, più o meno? Posso recuperarli, Francesca? Perché è lei che comanda, io poi... Vi racconto solo un'altra, come dire, suggestione che ha a che fare con la realtà di queste teorie, che non sono solo teorie. I raggi cosmici, non so se voi lo sapete, ma qui noi siamo sottoposti a una continua doccia di ogni ben di Dio, ogni porcheria di particelle che vengono generate da impulsi ad altissima energia che vengono dal Sole, ma anche dalla galassia, ma anche da altre galassie, di origine non meglio definite. Sono energia, sono protoni tipicamente, cioè pezzi di nuclei di atomi, che quando arrivano a impattare contro le particelle, atomi e poi molecole dell'altra atmosfera, generano delle docce proprio, vedete, degli sciami di altre particelle. E showers si chiamano proprio, docce di particelle. Fra le quali le più famose, per questioni di cui vi accenno adesso, sono cosiddette muoni. I muoni sono dei mesoni, cioè sono delle particelle di un certo tipo di origine essenzialmente nucleare che i fisici conoscono molto bene, le hanno studiate dagli anni 30, 40, e hanno una caratteristica di avere un orologio interno, come noi, anche se non sono ovviamente esseri viventi, che scandisce una vita. In media un muone nasce e muore in un tempo brevissimo, il suo orologio dura dell'ordine di un milionesimo di secondo. Vita grama, così è. Noi per fortuna duriamo un po' di più, in media. Un muone dura un microsecondo. Il suo orologio dice, sono nato, un microsecondo dopo sono morto. Allora, cosa succede? Quando si formano questi muoni, si formano a circa 100 km d'altezza sopra la nostra atmosfera e hanno un microsecondo, un milionesimo di secondo per arrivare al suolo. Devono compiere 100 km più o meno per arrivare al suolo. Uno fa due conti sapendo la velocità che hanno, che è una frazione vicinissima a quella della luce, non possono farcela. Non hanno tempo abbastanza, in un microsecondo non ce la fanno a fare 100 km. Quindi non li vedo. No, si vedono. Si vedono molto bene, che io qui potrei mettere un rivelatore di questi muoni e questa ticchetta su un foglio grande così me ne conta un paio al secondo. Ci sono.
Ma ho capito, devono fare 100 km, hanno un microsecondo con la velocità che hanno, non possono farcela. Un attimo, il microsecondo è l'orologio del muone, il suo. Io però, che vedo il muone che mi arriva addosso a una velocità enorme, vedo il suo orologio che scorre molto lentamente, grazie a questa teoria. Quanto lentamente? È un fattore che vi dicevo che si può calcolare con una formuletta molto semplice, che moltiplica il tempo proprio del muone, il suo orologio naturale, di circa un fattore 200. Cioè, per noi, il muone muore dopo 200 microsecondi, durante i quali ha tutto il tempo per arrivare al suolo. Ecco perché lo vedo arrivare al suolo, perché il tempo del muone si è dilatato. Se state pensando che però c'è il trucco del tipo, un attimo, ma il muone, il suo orologio, dura un microsecondo? Deve fare 100 chilometri, quindi che razza di interpretazione dà il muone di questa storia? Il suo orologio dura un microsecondo e deve fare 100 chilometri, quindi come fa a farcela il muone? Io gli dico che ce la fa, ma lui non ne frega niente di quel che dico io, ce la fa o no? Deve farcela, perché se lo vedo arrivare ce la fa, solo che evidentemente non può raccontarla così la storia. Come la deve raccontare? Aggiungendo un pezzo che io non ho potuto introdurre, anche perché non ha a che fare col tempo, ma con un'altra conseguenza della relatività di Einstein, che è vero che il tempo rallenta come sostanza quando io lo vedo correre di fronte a me su un carrellino che si muove. Ma c'è un'altra conseguenza favolosa, che lo spazio si contrae. Il tempo si dilata, lo spazio si contrae. Che non vuol dire che un oggetto diventa più corto materialmente, vuol dire che è lo spazio stesso che si contrae, così com'è che non è che l'orologio va più lentamente, è il tempo che va più lentamente, non sono le misure delle cose che cambiano, sono le cose che cambiano. Il tempo si dilata, lo spazio si contrae. Quindi cosa dice il signor Muone? Dice, col piffero che io devo fare 100 chilometri, vedo la Terra che mi viene incontro a velocità enorme e quindi la distanza che devo percorrere non è 100 km, ma è contratta. Di quanto? Esattamente del fattore di cui è allungato il tempo, ma a testa in giù. Cioè, invece che dover fare 100 km, fa circa 600 metri il muone. In un microsecondo, quello è il suo tempo, in un microsecondo ce la fa fare 600 metri. Quindi questa è una bellissima evidenza sperimentale del fatto che la teoria della relatività funziona. Cioè, il tempo è relativo e il muone ha una scansione del suo tempo proprio diversa da quella che io misuro e osservo. Prego. Ma questo vuol dire che in realtà nel sistema internazionale dovremmo togliere i secondi e i metri e metterci il C. Esattamente così. Allora, piano. Allora, i metri sono già stati tolti. È stata messa la C. Cioè, il metro è la lunghezza che percorre nel vuoto la luce in un dato ammontare di tempo. Ok? Quindi la lunghezza viene definita in termini di velocità della luce. Prima era definita in termini del platino iridio della barra di Sèvres al Museo Internazionale di Pesi e Misure di Parigi, no? Il tempo invece viene misurato in maniera molto più tecnologica, questa è un'animazione piuttosto realistica, delle nubi di probabilità in cui vive un atomo e che non sono nubi stabili ma oscillanti. Oscillano con un certo ritmo che è scandito con una precisione elevatissima. Cioè, queste oscillazioni di probabilità vengono circa 10 alla 17 volte in un secondo. Allora, il tempo viene definito adesso come il secondo, per esempio, e una volta era l'86.400 parte del giorno sidereo medio, del giorno solare medio, c'era una definizione astronomica, ma molto oscillante, molto variabile, poco affidabile. Adesso si misura un secondo come il tempo necessario per far compiere tot oscillazioni a un atomo, in un sistema di riferimento in cui vedo l'atomo fermo però, perché se il mio atomo si muove devo rimisurare il tempo. Quindi io mi salvo, mi metto in un sistema di riferimento in cui l'atomo è fermo e do questa definizione. Ok? Ecco, e qui vi metto, perché concludo, delle immagini di orologi atomici. Quelli molto antichi erano delle barche che dovevate trasportare con mezzo vagone, perché erano questi macchinari in cui questi atomi oscillavano, però per portarmi dietro gli atomi avevo bisogno di pompe a vuoto, avevo bisogno di elettronica molto sofisticata. Questo è un orologio atomico che c'è a bordo del sistema GPS
degli anni 80 ormai che gli americani utilizzano. Noi sapete che ne abbiamo uno di imminente attivazione, che è il sistema Galilei, che l'anno prossimo verrà attivato. E comunque un GPS, satellite GPS, ne ha tre a bordo di questi orologi atomici, quindi sono già molto più piccoli. E questo è un orologio atomico allo stato solido di ultima generazione, che occupa pochi centimetri di dimensione e che permette comunque di scandire il tempo con queste precisioni spaventose. I GPS, sapete, sono questa rete di 24 satelliti, e ne vediamo 12 alla volta, perché gli altri 12 sono dall'altra parte della Terra, e che ci permettono di perderci quando una volta invece bastava chiedere informazione a uno del posto, come arrivare al museo o nella tal via. E adesso usiamo il TomTom, che ci dice tornare indietro non appena possibile, perché il rondò non è stato trovato. Il rondò sarebbe la rotonda, secondo i TomTom. Dietro cosa c'è? Cosa c'entra il GPS che mi dice dove arrivare? Ci vuole una idea di quanto il satellite impiega a mandarmi l'informazione a terra, con una precisione elevatissima, perché altrimenti sbaglio le distanze. E per non sbagliare le distanze devo misurare bene il tempo, per misurare bene il tempo ho bisogno di un sistema altamente tecnologico come gli orologi atomici. Questo mi permette di ridurre l'incertezza sulla misura della posizione dell'ordine, come sapete, delle decine o addirittura di pochi metri, ormai che il GPS è liberalizzato, non è codificato, non è crittografato, e tutti possono accedere liberamente a queste informazioni. Ecco, io interromperei qua, perché dunque la storia non finisce, la finisco io con una trasparenza, ero arrivato alla fine comunque, se non alla vostra almeno alla mia. E non è l'unica interpretazione che si può dare del tempo quella che vi ho dato. Uno potrebbe anche guardare un'animazione di questo genere, questo è un moto browniano, no? È un atomo che viene scosso dalle molecoline di acqua o di aria. Vi chiedo, c'è qualche buon motivo per dire se questo ha fatto andare avanti e indietro questo filmato? Non si capisce. Gioco il biliardo, se io guardo solo la collisione, tac tac, non capisco se il filmato ha fatto andare avanti e indietro. Però se io vado su scala macroscopica, non questo ma questo, direi che non avete dubbi sul fatto che ho fatto un pasticcio con questo filmato qua, ok? Cos'è che dite tutti? Sta andando all'indietro. Vi lascio con questa riflessione. Come mai qui è chiaro che sta andando all'indietro, mentre nel biliardo atomico non era per nulla chiaro? C'è un problema di freccia del tempo, cioè non solo di misura, ma direzione del tempo che i fisici affrontano. E passando dalla scala atomica, in cui sembra che la freccia sia reversibile, ma sulla scala invece macroscopica la freccia è irreversibile. Un aeroplano non atterra in retromarcia, lo sappiamo tutti. Se voi tirate una torta in faccia a qualcuno, è irreversibile, la torta magari potete mangiarla, ma non ha più una bella forma, non torna indietro. È chiaro che anche qui c'è qualcosa che dà una sostanza fisica al tempo, nel senso della direzione lungo la quale questo evolve. Quindi, per terminare, il tempo passa, è ora di fermarlo per la pausa, perché sennò lì ci sono 4 libri che, di cui volete prendere nota, sono molto belli da leggere, e potete rubarli su informarvi su internet dove comprarli, e saperne molto di più della mia chiacchierata, ok? Bom, la Francesca sta per uccidermi, giustamente. Se non avete fame voi, spero che non abbiate fame solo di scienza, perché cioè. No, ecco, grazie all'attenzione. Ci sono domande? Curiosità? Quest'ora spero di no, però se ci sono, a parte gli scherzi, resto qua ancora. Prego. Forse una cosa molto stupida. Non sono mai stupide le domande, sono risposte stupide. Mi piace riflettere sulle parole. Brava. In che senso assolutezza? Nel senso di postulare? Sì. Certo. In realtà non occorre neanche che sia quello inerziale, perché poi Einstein nel 15 pubblica una teoria della relatività generale in cui spiega anche le accelerazioni in termini di gravità e viceversa, e quindi si va ben oltre. Quindi l'assolutezza che ti preoccupa in realtà viene demolita dalla seconda teoria della relatività, che ha 15 anni di più della prima. Quindi viene tutto compreso, cioè la teoria della relatività
è universale, non assoluta, è sempre relatività, ma è universale, comprende tutto. Sia le navi senza scossoni che quelle con gli scossoni. Di questo non ho avuto tempo di parlare, ma... Grazie.